Bentornati, pomeriggio estate. Se non lo guardate dove andate, l'avete visto tutto. Adesso mancano gli ultimi 25 minuti, sono il 18.02, quindi siamo pronti per accogliere lei, Paola Aspri. Buon pomeriggio, Paola! Ciao Martina, buon pomeriggio, come stai? Beh, weekend, diciamo, abbiamo una marcia in più, no? Ma ci riposiamo forse un da domani, perché io oggi sono proprio scarica, cioè sono proprio stanca, evviva il fine settimana. Ma lo sai che anch'io sono scarica, ma è questo caldo, secondo me, che ci rende abbastanza irritabili, devo dire. Non lo so se non è un caldo normale, capito? È un caldo un po' anomalo. È vero. Vabbè, dobbiamo stare alle condizioni meteoropatiche, che dobbiamo fare? Allora, detto questo, oggi ho pensato di fare, sai, l'argomento del quali sono i segni che ingrassano di più. Non è che sono tantissimi, sono quelli che mangiano di più, sono quelli famelici, però ancora non arriveremo poi all'oroscopo. Adesso voglio raccontare un po' quello che sta succedendo nel mondo del gossip. Allora, diciamo che Belén Rodríguez, sai che ha tenuto banco in questi ultimi, l'ultimo periodo per la sua, non so, sembrerebbe rottura con Stefano De Martino, perché non si è più visto con Belén. Però, e non solo per quello, anche per, diciamo, per non far parte più di Mediaset, per non far parte più delle Iene. Però c'è una novità, perché Belén Rodríguez farà parte invece, firmerà un contratto con Sky per ben due trasmissioni. Quindi vedi che le cose, e questa cosa è stata detta ovviamente da Dago Spia, che è quella, insomma, che prevede tutto probabilmente, e poi oltretutto intuisce ancora prima che accadano le cose. Al di là di questo, poi c'è ovviamente la situazione che farà parte di Celebrity Hunted, la nuova stagione, insieme a Cecilia Rodriguez, che peraltro è rimasta orfana della conduzione insieme a Ignazio Moser di come si chiama quella trasmissione? Non me la ricordo più. Va bene, quella sulle coppie. Sì, aspetta, vabbè, adesso non l'ho visto. Comunque la scheggia degli ex. Si chiama Ex on the Beach. Ecco, vedi che poche idee, ma molto confuso. Molto, oggi. È venerdì. Ex on the Beach, insieme appunto a Ignazio Moser. Invece la conduzione sappiamo che verrà data a Giulia Salemi, insieme a Pretelli. Quindi, detto questo, insomma, che gli hanno dato, cioè, insomma, con questa cosa è anche un po' discutibile per me. Al di là di questo, c'è una nuova realtà anche a livello sentimentale per Belén Rodríguez, perché ci sono nuove foto su lei e Elio Lorenzoni. Appunto, sembrava un'amicizia, ma invece in realtà non lo è, perché i due sono stati visti nelle isola di Alba Robello, insieme a tutta la famiglia Rodriguez, e poi lei ha postato delle foto al tramonto, a cavallo, insieme ovviamente ad Elio, quindi una situazione molto romantica ed idilliaca. Queste foto, peraltro, sono state riprese dai paparazzi e riportate sulla rivista Grand Hotel e anche su TikTok, quindi sono visibili. Quindi non è un'amicizia, allora, è qualcosa di più. Però in realtà né Stefano De Martino né lei ancora dicono niente. Questa è la realtà, insomma. Boh, non sappiamo adesso. A me, posso dirti, di tutta questa storia cosa dispiace di più? Il povero Santiago. Il bimbo, perché li ha visti insieme, e anche la bambina, perché pensa lei, poveraccia, che neanche ha goduto dei genitori vicino, almeno nei primi momenti. Quindi questo tira e molla, i bambini credo faccia solamente male. Non è una cosa molto bella, però questo è un periodo per la Vergine abbastanza propositivo, se vogliamo allora valutarlo da un punto di vista astrologico. Perché dico questo? Perché abbiamo il Sole nella Vergine, ancora per poche ore le Vergini in ascolto avranno Marte in Vergine, perché tra un po' approderà in Bilancia, e poi c'è questo benedetto Mercurio in Vergine che dà forza e determinazione. Quindi diciamo che potrebbe essere un periodo di grande rimonta professionale per la Vergine,
e per l'apertura di un nuovo amore, perché tutte le vergini in ascolto hanno delle possibilità di incontri con abbastanza forti, soprattutto se sono incontri nuovi di zecca, no, non incontri vecchi, questo. Quindi è tutto quindi auspicabile questa storia con Elio Lorenzoni. Al di là di questo, amici, amici, la nuova edizione, 23ª edizione, sappiamo che sta per iniziare il 17 settembre. Sapevamo anche della dipartita di Arisa dal programma e anche di Raimondo Todaro, però in realtà Raimondo Todaro sembrerebbe essere riconfermato, perché al suo posto, sai, ti ricordi, doveva esserci Geoffrey. Però in realtà sembra riconfermato Raimondo e tutti gli altri, ovviamente, insegnanti del gruppo, tranne Arisa, perché Arisa sappiamo che approderà a, diciamo, The Voice Kid, il talent di Rai 1, quello condotto da Antonella Clerici, e che quindi andrà lì, ovviamente, come giuria. Detto questo, 17 settembre parte appunto Amici, Alessandro Cecchi Paone, che ha una rubrica sul nuovo, è stato interpellato sul cambio conduzione da Flavio Insinna a Pino Insegno dell'Eredità. Un utente ha detto che non vede le qualità rispetto a Flavio Insinna di Pino Insegno, quindi dovrà ampiamente dimostrarle. Invece Alessandro Cecchi Paone risponde, ovviamente non parlando, non lo menziona per niente Pino Insegno in questa rubrica, dice: lo vedo bene come attore Flavio Insegno alla guida anche di uno show, non in un game show come l'Eredità. Quindi ha risposto, diciamolo chiaramente, ha risposto. Tu sei convinta di questo? Ecco, lo faccio a te questa Guarda, io domanda. credo anche sia. Sarebbe stato interessante vederlo in uno show. Lui è un attore straordinario, un doppiatore straordinario. Bravissimo, Una certo, sì. serata adatta alle sue corde, cucita su misura, sulla sua creatività e sul suo talento e quella dei suoi amici colleghi, sarebbe stata interessante. Uno show diverso, anche Certo, perché sono. vediamo sempre poi effettivamente gli stessi show, Carlo Conti, Milly Carlucci, eccetera, eccetera. Quindi vedere un volto nuovo, nuovo per Sì, una va bene, serale, per un serale, ovviamente, per una in un contesto serata. del genere sarebbe stato interessante. Nel game show non saprei dire, sono curiosa di vedere, come Mirtha Merlino in realtà, sono personaggi che Beh, vengono sono personaggi portati. nuovi, sono da provare, bisogna vedere come reagiscono, Esatto, insomma. esatto. Quindi Perché diamogli il io tempo. Mirtha Merlino la vedo sempre come una, per carità, come una giornalista, come, però alla conduzione di un programma che era della Barbarella Nazionale, boh, non lo Sì, so, avrebbero io potuto rimango fare sempre un po' così. cambiare nome, capito? Cioè, fa un Bravissima, lo so. format diverso. Lo so, ma quello è Mediaset, quello è l'imprinting di Mediaset e soprattutto di Pier Silvio Berlusconi. Sull'ultimo numero di Vero si dedica una parte ad Alessia Marcuzzi. Beh, diciamo perché tornerà con Boomerissima il 31 ottobre, ma c'è anche in cantiere un nuovo programma per la bella Alessia Marcuzzi, un programma in seconda serata. Potrebbe essere un programma di interviste, chissà. Interviste, basta che non Non è facciano che. la lampada. No, soprattutto che non vada a cozzare Con con la Francesca Fagnani, Fagnani, soprattutto. Ecco, diciamolo. La lampada, poi, insomma, no, la lampada è di Cusano TV, lasciamola lì, va anzi, bene, dai. targata Manuel Bartolini ad onor Esatto, del targata vero. Manuel Bartolini, è vero, quindi vabbè, lasciamola lì. Oggi abbiamo la luna in Sagittario, l'avremo anche domani, quindi questa luna ci rincuora perché abbiamo detto che è un segno di fuoco, quindi a noi ci dà quell'energia necessaria per andare avanti in tutte le cose e anche un certo ottimismo. Perché diciamolo, è vero che il Sagittario è un po' casinista come segno, però è anche vero che mette la voglia di vivere a chiunque li incontri. Quindi è questa voglia di fare casino, voglia di allegria che
ovviamente in un gruppo di amici porta un alto grado di buon umore e di benessere, no? Quindi partiamo da questo per dire che avremo fino a sabato una buona luna. Al contrario, domenica avremo la luna in Capricorno, quindi una luna un po' ostica, che vuol dire una luna un po' algida, se vogliamo, che prende le cose in maniera molto seriosa. Ricordiamo che Capricorno non voglio dire che non sia una persona estroversa, però è una persona che tende a nascondere la sua emotività e di conseguenza non è esplicito come lo può essere il Sagittario. Quindi sotto questa luna tenderemo un po' a nascondere le nostre marachelle, i nostri dissidi con le altre persone, per paura che gli altri ci giudichino. Ok? Nascondiamo, vabbè, sto E giudizio torna poi, sempre. ciliegina sulla torta, Marte in bilancia da domenica, che va a sostituirsi a Marte in Vergine Quindi in un segno d'aria. Quindi equilibrio. sappiamo che la bilancia è tutta in equilibrio, e invece in realtà non è così, perché cerca il suo equilibrio per tutta la vita non trovandolo. Però c'è un però: Marte in bilancia porta una certa comunicazione verbale, scritta, quindi tutti quelli che hanno a che fare con il giornalismo, con gli scrittori, ecco, i comunicatori, diciamo, ecco, sotto questa luna in bilancia possono vedere raggiunti degli obiettivi notevoli, fermo restando che gli obiettivi con Marte in bilancia traballano un pochino, perché tra il dubbio e la certezza. Ok? Ok, dubbio e Abbiamo detto incertezza, un proprio il po'. pane quotidiano di Martina Gatto. Andiamo a... Benissimo, Vabbè. anche la mia, dai, non c'è problema, dai, su. Cominciamo col segno dell'Ariete, eccolo qui. Eccomi. Oggi siete magnetici, mi raccomando, con tutti. Quindi sarà facile convincere anche sul lavoro per un vostro progetto. E bravo, veste. Nel weekend viaggio all'estero. Potreste unire l'utile al dilettevole, trasferta di lavoro e divertimento nelle ore di pausa, perché no? Domenica avete Marte contro in bilancia, tutto vi sembra un po' più difficile, perché sappiamo ci sono delle regole, ci sono delle situazioni che bisogna calibrare, e voi ovviamente siete degli impulsivi, cari Ariete, e quindi non volete assolutamente le regole, soprattutto impartite dagli altri. 4S con la parola d'ordine trasferta all'estero. L'Ariete è mangione? Signora mia. Sì. Diciamo che è al quarto posto, però, di quelli che ingrassano, perché sono dei buongustai e ovviamente per fortuna. Però questa cosa succede quando sono a casa, cioè quando poltriscono sulla poltrona. E questo succede nel weekend quasi sempre, quando non lavorano. Quindi alzarsi dal divano diventa impossibile. E soprattutto avete intorno a voi dolcetti vari, che posso dire salamini vari, cracker vari, insomma. Ovviamente Non si lunedì fa. siete 4 chili sopra, questo ve lo dico, tendete ad ingrassare perché lo volete voi. Quindi dovete avere più cura di voi stessi e soprattutto cercare di stare nel weekend poco a casa, mi raccomando. Pure, Toro! va bene. Toro, segno di terra. In amore vince chi fugge, lo sappiamo. Magari desiderate solo un momento per voi, per farvi rincorrere con più passione dal partner di sempre. Nel weekend le vacanze per molti di voi sono finite e ritornerete in città con tanta voglia di evasione. Dovete reprimere questa nostalgia, vostro malgrado. Domenica Marte in bilancia vi dà un pizzico di creatività in più sul lavoro. Quindi un 4S con la parola d'ordine vacanze finite. Allora, il toro e il cibo tendono a ingrassare? Sì, si può dire che sono al primo posto. Poveri. Eccoli qui, perché sono dei golosoni e quando si rilassano nel weekend riescono a mangiare qualsiasi cosa. Non hanno limiti. Amano il dolce, il salato, alla stessa maniera. Dovete fare attenzione perché ingrassate, moltissimo, quindi state attenti. Gemelli. Segno d'aria, eccolo qui, oggi mettetevi a dieta, aia,
Siete ingrassati perché l'estate vi fa preferire gli eccessi. Optate per qualcosa di liquido, che Baggiucca è una bellezza. Nel weekend l'ansia la fa da padrone, ma dovete imparare a rilassarvi. Domenica Marte in bilancia diventa bello in un segno d'aria che vi dà sprint e anche creatività. Quindi un 4S con la parola d'ordine Marte bello. I gemelli ingrassano, sì, sono al quinto posto. Ci sono i gemelli che ingrassano perché mangiano cioccolatini a go-go, i dessert sono la loro passione. L'unica possibilità per cercare di contenere il peso è quello di pesare con una bilancina tutte le cose che fagocitate, dopo un periodo ovviamente difficile in cui avete mangiato di tutto. Cancro, segno d'acqua, eccolo qui. Oggi fatevi valere, avete bisogno di dimostrare che le vostre ragioni sono valide per un progetto che coinvolge un po' tutti. Nel weekend potete mettervi in mostra nella professione, ci sono amici che possono esservi utili. Domenica, Marte in bilancia, rema contro, troppa forma e bellezza e poca costanza. Quindi un 4S con la parola d'ordine fatevi valere. Il cancro è al secondo posto tra, diciamo, quelli che ingrassano di più. Perché prediligono i dolci, ne farebbero una scorpacciata in ogni momento, però è il loro tallone d'Achille. Quindi attenti, romanticoni dello zodiaco, perché poi quando siete innamorati mangiate anche di più, non il contrario. Pensa un po'. Ah, lo sai qualcosa? Sì, Manuel mangia sempre, chissà se è innamorato. Però lui non ingrassa, hai visto che forma? Vabbè. Perché lui fa molta ginnastica. Non pensare a male, Manuel. Molta ginnastica, ho Nessuno ha detto, in pensato male. generale. È vero, fa pensare. Leone, segno di fuoco. Oggi fate un patto d'amore, caro Leone, con il partner. Dimostrategli che sarà per sempre. Nel weekend finisce bene perché chi vi ama vi contraccambierà in tutto quello che dite e fate. Domenica, Marte in bilancia, invece vi rende più charmant, più fascinosi agli occhi degli altri. Sarete più cordiali ed eleganti nel proporvi. Quindi un 5S al leone con parola d'ordine Marte elegante. Beh, il leone è un mangione, lo sappiamo, però non è tra quelli che ingrassano, indovinate un po', perché ha paura e il terrore della bilancia. Io infatti, siccome sono già prosperosa di mio, tendo sempre a mangiucchiare meno perché ho paura, ho il terrore di vedere che sono ingrassata anche solo un chilo. Pensa un po'. Ma va, Paola, che sei Sì, è vero. stupenda. Vabbè, dai, però non è, voglio dire, sono burrosa, come suol dire. Vabbè, mi piace il burro, è buono. Fa bene. Come dice Valeria Marini, dai. Vergine, segno di terra, eccolo qui. Oggi siete senza pensieri. La leggerezza è alla base delle vostre azioni. Vi mostrerete in modo diverso dagli altri. Nel weekend in famiglia famiglia e figli vi chiamano, quindi dovete far fronte a qualche piccolo problema che sorge. Domenica, Marte diventa pratico, mi raccomando, la bilancia vi dà più moderazione e una certa propensione all'alta società. Vi darete alla pazza gioia, frequenterete gli ambienti che contano. 4S con la parola d'ordine leggerezza. Al terzo posto c'è la Vergine, eccola qui, che Eccola. ingrassa, amano i cibi spazzatura, Signora quelli mia. poco salutari. Quando sono particolarmente stressati, quando sono stressati mangiano, che è una bellezza. Quando lo desiderano però, perché hanno un gran carattere, si fermano e sono così forti da dire di no ad un cibo che potrebbe farli ingrassare, però solo quando stanno bene con se stessi, eh? Quando sono stressati fanno veramente casino anche nel mangiare. Bilancia, segno d'aria, beh, sì, infatti. Bilancia, segno d'aria, oggi qualche documento del passato che vi rende un po' nervosi, troverete qualcuno in grado di tirarvi fuori dal problema. Nel weekend vi troverete in un'allegra compagnia che vi solleva dai pensieri negativi. Domenica arriva Marte in bilancia e rafforza la vostra voglia di essere perfetti e pronti a qualsiasi dialogo che si richieda in società. 4S con la parola d'ordine Marte a supporto. Beh, la bilancia mangiucchia qua e lì, ta, ta,
quindi non rientra tra i segni che ingrassano, hanno una linea Benvenuto. perfetta, pure quando hanno 90 anni. Hai mai visto un bilancio ingrassato? Io mai, guarda, è difficile. Scorpione, segno d'acqua. Oggi compravendite che vi rendono forti negli affari, magari aiuterete anche un amico in difficoltà. Nei weekend ci sono amici e collaboratori che vi supportano nelle vostre idee. Domenica, Marte in bilancia, non vi va molto a genio. Siete liberi e indipendenti, non vi piacciono le regole di un segno che vuole apparire sempre perfetto. Quindi 4S con la parola d'ordine Marte contrario. Lo scorpione passa più tempo in cucina, quindi fa mangiare gli altri. Apposta non ingrassa, diciamolo. Di sovente vedi che gli chef migliori sono dello scorpione, effettivamente. Sagittario, segno di fuoco, eccolo qui. Oggi con questa luna in Sagittario dovete essere più prudenti del solito, la distrazione è tanta e può farvi trovare in difficoltà. Nel weekend invece siete capricciosi e invadenti con il partner che non sopporta il vostro modo di fare. Non esagerate con la gelosia, mi raccomando, altrimenti allontanate chiamate. Domenica, Marte in bilancia è vostro amico e vi renderà meno impulsivi del solito. 4S con la parola d'ordine Marte amico. Beh, il Sagittario è un mangione, si sa, però anche lui, quando gli altri gli dicono ti sei ingrassato, si blocca, si mette a una dieta ferrea e fa la fame. Capricorno, segno di terra, oggi siete nostalgici, il ricordo dei tempi andati vi immalinconisce, ma dovete guardare avanti senza indugi. Nel weekend l'entusiasmo e la voglia di divertirvi la faranno da padrone. Sarete in compagnia di amici e di un partner che vi ama. Domenica, Marte in bilancia vi fa essere più eleganti del solito, sia nel look che nel modo di essere. Quindi 4S con la parola d'ordine, nostalgici. Il Capricorno non è un mangione, diciamolo, perché ha paura di stare male, attento, qua e lì, ha un po' paura di tutto. Quindi, no. Acquario. Segno d'aria, vi aprite finalmente alle relazioni sociali ed anche alla vita. Avete bisogno di immergervi in nuove amicizie, ma anche in nuovi amori. Nel weekend sarete in compagnia di una nuova conoscenza, l'entusiasmo sarà alle stelle. Era da tempo che non eravate così. Domenica, Marte in bilancia, è bellissimo. Sarete creativi ad oltranza. Quindi un 5S all'acquario con la parola d'ordine relazioni sociali. Evviva l'acquario! L'acquario non mangia, si Beh, riempie di ideali. bisogni. Vabbè. Mangiare gli interessa poco, guarda. L'importante è Pesci. avventurarsi, E andare. pesci. Pesci, golosissimi, che ne parliamo. Pesci, avete voglia di stare da soli oggi, eh? Non sentirete ed ascolterete nessuno perché è un momento no per voi. Nel weekend avrete un consiglio prezioso da un amico. Sappiate accoglierlo come oro colato e non fate come sempre orecchie da mercante. Domenica, Marte in bilancia vi trova in contrasto con tutto. Siete allergici alle regole che impone. 3S, la parola d'ordine, via dalla pazza folla. Beh, i pesci più che altro Mangiano mangiano nei momenti di conviviali. imprevisti, cioè particolari, tipo stanno a letto con una persona. Mangiano. Dopo che hanno fatto Paola, quello che devono fare, Paola, basta. basta, Siamo in concludono ritardo, in abbiamo capito, i bellezza. pesci No, allora mattacchioni. no, ti lascio un'immagine iconica. Ultima, veloce. Paura da mare, paura da Ah, mare. che Ecco, meraviglia. Al Pacino con Michelle Pfeiffer che dopo Quante ne sa? l'incontro, Magna. Bello, ovviamente, mangiano il polpettone, che è la cosa il sogno di migliore. tutti. Paola, grazie, perdonami, siamo in ritardissimo. Un abbraccio, buon weekend, ci Sono vediamo io che sono puntuali buonista, a dai, sono io che sono buonista. lunedì alle 18. Un abbraccio a te, grazie anche a tutti gli ospiti intervenuti in questa meravigliosa puntata e grazie a Lorenzo e Lorenzo in regia. Alla prossima puntata, lunedì, puntuali alle ore 16, pomeriggio estate, se non lo guardate, dove andate? Ciao!